Vediamo chi è uno dei tre coordinatori del Popolo della Libertà, gli altri due sono Sandro Bondi e Ignazio La Russa, cioè Denis Verdini. Berluschino, manovratore senza cuore, gioioso tagliatore di teste, granduca di Toscana. Sono tanti i soprannomi di Denis Verdini, 59 anni, coordinatore del Popolo della Libertà, nato a Fivizzano, 9.000 abitanti vicino Massa Carrara, come Sandro Bondi, altro componente del triumvirato al vertice del PDL. Il terzo è Ignazio La Russa, una delle cause della secessione di Gianfranco Miccichè appena annunciata. Verdini è il pragmatico, quello che muove la macchina e assegna e rimuove le poltrone, tanto che nel 2008 gli è stato affidato il compito di curare la fusione di Forza Italia con Alleanza Nazionale. Ma come è arrivato in cima al più potente partito italiano? Da giovane repubblicano studia scienze politiche con Giovanni Spadolini, conquista la sua fiducia, diventano vicini di casa, sposa una nobil donna sua collaboratrice. Nel frattempo fa l'importatore di carni e gli va bene, festeggia ogni affare comprando un palazzo sui Colli Fiorentini. Commercialista, immobiliarista, entra nel circolo dei professionisti e degli imprenditori pratesi e fiorentini, i cosiddetti cenciaioli con la Ferrari, che gli affidano la presidenza della Cassa Rurale e Artigiana, poi Credito Cooperativo Fiorentino. Da imprenditore di successo decide anche lui di scendere in campo prima di Berlusconi. Ci prova con i repubblicani e gli va male, ma all'inizio degli anni 90 con Forza Italia entra in consiglio in Toscana. Nel 97 spalleggia Giuliano Ferrara per un collegio nel Mugello e compra il 15% delle azioni del Foglio. Nel 2001 entra in Parlamento e quando ci torna nel 2006 è così potente che a una cena elettorale avrebbe raccolto 1 milione di euro. Alla Camera in realtà va pochissimo, sostenendo che lì si perde tempo, ma nel centro di Roma comunque compra Palazzo Pecci Blunt, pieno di baldacchini e sedie damascate, con affaccio sull'Aracelia, Piazza Venezia. I romani dicono che porta sfortuna, visto che è stata l'abitazione, fra gli altri, di Raul Gardini, suicida all'epoca di Tangentopoli, e dell'ex potentissimo RAS di Confcommercio Sergio Billè, anche lui finito travolto da inchieste giudiziarie. A ben guardare non ha portato bene neppure a Verdini. Le frequentazioni di casa, monitorate dalla magistratura, sono agli atti dell'indagine sulla presunta loggia P3, che si divide in 5 intricatissimi filoni, appalti pilotati per la costruzione di centrali eoliche e per la ricostruzione dell'Aquila, pressioni e interferenze sul sistema giudiziario, complotto per il controllo della regione Campania e irregolarità di gestione nel Credito Cooperativo Fiorentino. Ma Verdini respinge tutte le accuse, rassicurato da un Silvio Berlusconi che per una volta coltiva l'understatement. La P3 sono 4 pensionati sfigati. Eccolo qui, signori e signori, Denis Verdini. Sera.